Non ha dubbi Michele Tripodi, primo cittadino di Polistena. Vanno fatte immediatamente le assunzioni in sanità per assicurare la continuità dei servizi sanitari ai cittadini. Altrimenti le strutture sono destinate a chiudere i battenti. Noi stiamo facendo una lotta e invitiamo tutti ad unirsi perché, come giustamente è stato notato, senza l'ospedale di Polistena non abbiamo più il minimo del diritto alla sanità pubblica, il diritto alla salute. Quindi siamo assolutamente indignati perché questa situazione si poteva prevedere e peggiora sempre più quando comincia l'estate. Bisogna invece assumere, fare i concorsi a tempo indeterminato e soprattutto assicurare alla rianimazione anestesia la continuità dei servizi, che è sempre stata garantita, perché senza la rianimazione e l'anestesia non può funzionare il comparto operatorio. Gli interventi non possono essere fatti e un ospedale che non fa interventi chirurgici non si può chiamare ospedale. E poi l'appello accorato a Roberto Occhiuto, presidente della regione, ma anche commissario alla sanità. Noi da Occhiuto ci aspettavamo delle risposte che al momento tardano ad arrivare, perché prima c'era questa dicotomia tra commissario, che non coincideva con i poteri del presidente della giunta regionale nella stessa persona. Oggi invece abbiamo questa coincidenza, quindi questa contestualità dovrebbe agevolare il presidente ad avere una visione più organica e anche una capacità di risoluzione dei problemi più efficiente e più rapida. Questo non sta avvenendo, ma certamente noi non staremo a guardare, perché sia come sindaco di questa comunità, ma penso di poter parlare a nome di tutti gli altri sindaci, amministratori locali e tutte le forze politiche che popolano anche questo territorio, le forze sociali, le forze sindacali, le associazioni, che noi non ci arrenderemo alla chiusura dell'ospedale.